di quando ogni azienda, no, che qui abbiamo una serie di rappresentanze, anche se io sono responsabile perché sono un'azienda agricola, diciamo del benessere della terra e dell'acqua, dei prodotti che faccio, e quindi dell'obiettivo relativo, per essere un buon cittadino del mondo, della mia comunità, devo per forza pensare anche agli altri fattori, anche agli altri che sono sul nostro pianeta, che vorrà qualcosa con me. Quindi questo è il primo, lo lascio qui e andiamo avanti. Nel mondo della finanza, e qui parliamo, no, di finanza sostenibile, impact investing, anche di filantropia, siamo per certi versi agli inizi, stanno succedendo però delle cose importanti. A Roma all'apertura era presente il governatore della Banca d'Italia, Visco, e ha rotto una tradizione del governatore della Banca d'Italia, che nel periodo prima, che precede immediatamente la relazione annuale, non fa discorsi in pubblico, ha parlato in pubblico e ha detto che a fronte della necessità di pensare in termini di sviluppo sostenibile, la Banca d'Italia ha deciso di investire parte del proprio patrimonio in titoli ESG, cioè aziende o iniziative che hanno un pochino almeno di sostenibilità. Io tendo ad essere un po' serio, quindi per me non è vera, piena sostenibilità, però una direzione importante nel mondo finanziario. Quindi la Banca d'Italia ritiene che per gestire meglio i rischi dello sviluppo sostenibile dell'Italia sia importante dare uno stimolo in questa direzione. Mi sembra un'apertura importante, avremo credo anche altre scoperte durante il nostro tavolo. Ho promesso di essere breve, non lo sono stato, quindi toccherà a voi aiutarmi. Io mano a mano vi presento, cambio un po' perché abbiamo visto che i tempi non bastano. Inviterei a te di parlare per primo. Unicredit ha dato, dottor Stellati, ha dato inizio a un impegno per sviluppare un banking sostenibile, e quindi la prima domanda è: perché avete iniziato questo progetto e quali sono ad oggi alcuni risultati? Banalmente perché poteva avuto fortemente in scuola, già questo che sia più che sufficiente per me, come noi ci siamo preparati la motivazione per poter avviare. Ma le aveva tutte, l'ha voluto fortemente il nostro delegato, perché anche la banca è inserita in un contesto che deve necessariamente guardare la sostenibilità. Riprendendo un attimo la metafora che hai fatto su Rubik, serve alla banca più che far parte delle facce, forse proprio lo snodo interno che permettesse poi di muovere le facce sull'esterno, in modo da avere una bella sostenibilità a tutto tondo. Quindi, tornando a noi, è partito a fine del 2017, si era presentato all'Investor Day del dicembre 2017 un progetto di finanza d'impatto. Tecnicamente la chiamiamo Social Banking, è una divisione, ancorché all'interno della Commercial Banking Italy, nacque così. Per noi Commercial Banking Italy vuol dire la banca commerciale che sta in Italia, anche se devo dire che quel progetto, anticipo che è già notizia, è stato talmente bene che è in questo momento rilasciato in tutti gli altri 14 paesi in cui siamo presenti con banche operative. Dicevo, è proprio questo progetto dove sostanzialmente abbiamo costruito tre pilastri. Quello che interessa specificatamente oggi è quello di Invest Financing, che poi andiamo a declinare meglio, però credo che sia corretto anche dire quali sono i tre pilastri. Uno è Invest Financing, uno è sull'opportunità credito e uno è sull'educazione finanziaria, cosa che in Italia purtroppo ancora è piuttosto agli albori. Tralasciamo per un attimo l'educazione finanziaria, anche se l'anno scorso abbiamo coinvolto quasi 16.000 studenti in questo progetto, e brevemente parliamo di microcredito dicendo che la sostenibilità vuol dire l'inclusione necessariamente. In questo progetto nel 2018 abbiamo erogato, ma contati, 30 milioni
che il 62% di questi 2 milioni erano erogati su soggetti che non mai stati finanziati prima, per le caratteristiche di finanziabilità. Considerato che il taglio massimo è 25.000 euro, capite che le operazioni sono state tante, perché comunque è chiaro che arrivare a 21 milioni a forza di 25.000 euro comunque è un bel impatto. Da un certo punto di vista un impatto anche al di sopra, ma siamo resi conto però che c'è un grandissimo mercato sotto a questi numeri, che però ha una caratteristica che è molto difficile da far venire fuori, cioè la domanda c'è ma non è facile di accettarla. Quindi abbiamo operato attraverso partner cercando il più possibile di far circolare la voce sul fatto che ci siamo su questo settore, che spesso e volentieri non emerge proprio anche per una sorta di pudore a dire io ho l'idea ma non sono bancabile perché nessuno è mai considerato. E qui c'è un po' anche una sorta di disamoramento verso l'idea stessa, perché tanto non sono visibili. Viceversa, per cui non sono erogati. Sicuramente in termini di volumi, anche ancora espressi, anche per l'ANCE molto ben espressi, in questo senso, è proprio il mondo della finanza d'impatto cosiddetta. Premetto che la nostra interpretazione è un'interpretazione molto laica, cioè tu mi dici che sono molto severo sull'interpretazione di sostenibilità, noi siamo molto severi nel dare definizione di finanza d'impatto, ma nel contempo molto, dicevo, laici nel dire chiunque può fare finanza d'impatto. Nel senso, l'immaginario collettivo c'è che la finanza d'impatto la fa la cooperativa, l'impresa sociale o comunque un qualche cosa che appartiene al terzo settore. Assolutamente sì, e lì si dà per scontato che sia così. Ma nulla toglie che anche un'azienda profit possa fare finanza d'impatto. Cosa significa? Se una qualunque impresa profit decide di fare un intervento che ha effettivi impatti sul territorio sociali, per noi questa finanza d'impatto. Cosa comporta finanza d'impatto? Comporta che noi abbiamo un approccio completamente diverso sul prezzo e sulla gestione del post erogazione. Mi spiego meglio, sul prezzo devo dire il tasso applicato all'operazione, noi scontiamo il 50% il costo fondi e oggi con le curve che stiamo chiedendo comincia ad essere interessante lo sconto. Dopodiché, una volta erogato, si fissano degli obiettivi comuni, che chiamano sostanzialmente di covenant sociali, al momento dei quali si inverte un po' il concetto di covenant. Lo sforamento del covenant determina un premio, che è un'opzione liberale. Quindi sostanzialmente l'operazione diventa un'operazione sostanzialmente, ho già detto, a costo zero, o tendente a costo zero. Questo viene proprio da, per chiudere, il concetto che diceva il ministro delegato, dove ha deciso di stanziare un importo di capitale, sotto di capitale che è diverso di un plafond di finanziamento, perché il capitale a dipendenza di assorbimento ha un effetto lì importante. Il capitale destinato a queste operazioni sono 100 milioni, è di 100 milioni, che è tanto, il capitale che arriva è molto forte, e il mantra di questo patrimonio è: non voglio ritorno sul capitale, ma voglio ritorno del capitale. Questo perché? Perché è evidente che laddove abituiamo a generare sostenibilità, la sostenibilità vuol dire che va oltre l'erogazione, vuol dire nel tempo, e se abituiamo l'imprenditore a gestire le cose con un'ottica di intanto ti soddisfo per tutto, vuol dire che poi continuerà per sempre. E questo determina poi un sociale, un impatto sul territorio sostenibile, continuativo, duraturo nel tempo. Ed è questo che vogliamo fare, perché nel mondo, tranne casi particolari, è sempre difficile accedere alla liberalità, al lending, a quello che vogliamo. Quindi è necessario cambiare un po' il paradigma di questo atteggiamento e generare, ripeto ancora, sostenibilità anche delle relazioni. Un brevissimo, come dire, come una specie di sintesi, no? Credo che, e ringrazio di questo intervento, Unicredito è entrato nell'ambito della finanza sostenibile, finanza sociale, con un salto di innovazione, ma anche perseguendo una nuova convenienza
perché i rischi, se guardi la sostenibilità, in effetti assumono un altro peso. E va benissimo così, perché la sostenibilità del futuro non è la rinuncia, eccetera, è un'evoluzione che, al contrario di quella che abbiamo vissuto e stiamo sempre più vivendo nel comportamento di certi attori, deve e conviene cambiare. Vorrei passare a eccolo qua, Simone Vecchione, Casa dei Conti in Prestito, un altro operatore finanziario, non solo, a proprietà del nostro, di tutti, perché è stata un attore anche in questo caso, che è entrato non da molto tempo in quest'ambito, ci puoi raccontare, poi ci diamo del tu, perché poi alla fine in questo mondo ci sono anche altre regole. E quindi certo. Sono la migliore area sostenibilità e faccio parte di quest'area che è stata costituita da qualche mese a seguito del lancio del nuovo piano industriale, della creazione del nuovo piano industriale che si è fatto avanti nel 2018. E Cassa Depositi e Prestiti, come l'abbiamo sempre definita, è un'istituzione nazionale di promozione e partecipazione pubblica, perché è partecipata al 46% dal Ministero e la restante parte dalle fondazioni. È un'istituzione che la sostenibilità, diciamo in maniera obbligatoria, voglio dire che è intrinseca nel business, perché Cassa Depositi e Prestiti, in un'ottica, diciamo, con un modello quasi circolare, cosa fa? Raccoglie il risparmio postale dagli italiani, quindi raccoglie quasi 27 milioni di raccolta dai risparmiatori, da tutti noi, dei cittadini, esatto, e la reinveste per lo sviluppo, la competitività e la crescita del paese. Come lo fa? Lo fa attraverso una serie di interventi, diciamo un business molto eterogeneo, perché si occupa di sviluppo infrastrutturale, di sostegno alle piccole e medie imprese, anche sul territorio italiano, è attiva nel mondo della cooperazione e non ultimo è, diciamo, un operatore attivo nel real estate, soprattutto nel social housing. Quindi, diciamo, ha un modello che per natura è sostenibile. Quello che si è voluto fare con la preparazione del nuovo piano industriale è stato far uscire meglio e misurare tutte queste esternalità positive che Cassa Depositi e Prestiti ha avuto e ha con i suoi interventi. Quindi questo è stato il primo piano industriale orientato allo sviluppo sostenibile del paese. C'è stato un forte commitment da parte dei nostri vertici, volto proprio ad integrare i principi di sviluppo sostenibile e quindi ad integrare le valutazioni tradizionali, ovviamente basate su merito di credito, quindi su valutazioni praticamente economico-finanziarie, con valutazioni di carattere diciamo più orientate alle dimensioni sociali e ambientali. Questo perché vuole... Qualche esempio di questi nuovi parametri che utilizzano? Allora, diciamo che ora siamo in una fase ovviamente di costruzione del modello di valutazione di impatto e ci stiamo anche ispirando a delle best practice di operatori esteri, quindi banche di sviluppo estere, e quindi stiamo, diciamo che partiamo da un'attività altamente complessa, che è quella di raccolta dei dati non finanziari, perché ovviamente dobbiamo anche innescare un processo di educazione verso quelle controparti che non tutte hanno una sensibilità matura. Abbiamo sentito, no? Anche esatto. Un credito deve essere la formazione, giustamente. Formazione, sì, noi abbiamo, diciamo, come controparte anche molte piccole delle imprese e di locali, pubblica amministrazione, ovviamente abbiamo un ruolo di educazione e sensibilizzazione anche verso queste tematiche. Quindi, per misurare il nostro impatto, l'impatto generato dai nostri interventi, cosa dobbiamo fare? La prima cosa da fare è cominciare a raccogliere dalle controparti che finanziamo e dalle controparti su cui investiamo una serie di indicatori non finanziari, ed è questo quello che stiamo facendo internamente, anche attivando, diciamo,
volto proprio all'identificazione di quei parametri che poi ci serviranno per misurare. Se posso fare un esempio di un'operazione di impatto, mi riferisco al primo social bond che abbiamo messo nel 2017 per un importo di 500 milioni. E il bond, diciamo, la raccolta molto spesso quando si parla di finanza sostenibile siamo abituati a sentire importi molto contenuti, no? Parliamo di piccole cooperative che hanno bisogno di aiuto, di start-up che magari in altre circostanze non sarebbero nemmeno bancabili. Qui parliamo di dimensioni totalmente diverse. Scusami l'introduzione, sono fatto così, sono irruente, grazie. Quindi 500 milioni raccolti e indirizzati a supportare imprenditoriali, in particolare piccole e medie imprese, selezionate sulla base di due criteri: uno dimensionale, perché abbiamo voluto privilegiare quelle di, diciamo, piccole dimensioni, quindi con un numero di dipendenti inferiore a 250, e il secondo criterio che abbiamo utilizzato è stato quello di queste imprese dovevano essere localizzate in, diciamo, in territori disagiati, quindi o in territori con un PIL pro capite inferiore alla media nazionale, oppure in territori colpiti da eventi calamitosi, disastri naturali. Quindi è stata un'operazione che ha supportato il tessuto, diciamo, delle comunità territoriali. E a seguito di un'analisi di impatto che si è fatta a distanza di un anno dall'emissione, si stima che abbiamo sostenuto circa 17.500 posti di lavoro, di cui circa il 70% sono posti che sono stati creati ex novo e la restante parte è prodotta. Quindi sicuramente questo è un primo esempio di, diciamo, operazione di impatto in termini di social impact investing. Poi tutta l'attività ovviamente del social housing di cui mio collega ha parlato nell'intervento precedente. E per ultimo vorrei anche... Ci riserviamo anche una parte per la seconda domanda, tanto ci riusciamo. Grazie. Passo la parola a Raul Cavalli. Finanza a un'azienda che con una dell'invito. Pensiamo di vivere la sostenibilità da quasi 40 anni, non solo perché pensiamo di testimoniare la cultura cooperativa che abbiamo, quindi un approccio intergenerazionale con il nostro fare quotidiano, ma anche perché cerchiamo di, già da tempo, da alimentare la cultura della sostenibilità che pensiamo stia dentro al più ampio concetto di coesione. La nostra cooperativa infatti si occupa di servizi alla persona tramite il lavoro dei propri soci, abbiamo 3.500 lavoratori, tutti i giorni i nostri servizi che si prendono cura di circa 8.000 persone frequentanti i nostri servizi tutti i giorni, e tra anziani, disabili, bambini e infanzia. Ho detto parole, insomma, schiette sulla sostenibilità, faccio qualche esempio. La nostra cooperativa in 40 anni di meno di 40 anni di attività ha consegnato ai futuri amministratori un patrimonio di 40 milioni di euro. Un portafoglio di attività che raggiunge i 130 milioni di euro, di cui più della metà hanno una durata ultradecennale. E questa ho elencato una serie di anomalie per la cooperazione sociale. Però voglio dire che quando si persegue con tenacia un obiettivo, anche in Italia è possibile avere un approccio di lungo periodo.
un approccio che pensiamo che sia l'unico modo per potersi occupare responsabilmente di servizi a persone fragili. Non è possibile fare qualità nell'ambito di un appalto di 24 mesi. È praticamente impossibile. Noi abbiamo cercato fin dall'inizio di poter avere una prospettiva di lungo termine, di poter investire nel capitale umano dei nostri lavoratori in termini di formazione, in termini di cultura dei servizi, e questo lo abbiamo potuto fare promuovendo iniziative autonome di costruzione e gestione a latere del sistema degli appalti pubblici. Quindi con dolore si ribadisce che il primo a non avere un approccio di sostenibilità economica o sociale sono le istituzioni, spesso, perché la durata media degli appalti nel settore dei servizi alla persona negli ultimi 5 anni è stata di 18 mesi. Vediamo qualche timido tentativo di inversione di tendenza, ma c'è ancora un costrutto giuridico anche molto particolare, appesantito da tutto il tema del codice degli appalti, dove spesso gli interventi sono più così tesi a rispondere a sensazioni giornalistiche, a momenti insomma di dove si lanciano allarmi sulla tenore etico degli operatori economici a ogni più sospinto. Invece questo pensiamo che sia, cioè la generalizzazione sia stato un grosso male, che ha ancora di più portato le pubbliche amministrazioni ad avere un approccio assolutamente di breve periodo, costringendo ancora di più gli operatori a non investire, ad un approccio più predatorio che sociale. Ovviamente quello di promuovere iniziative autonome, noi abbiamo decine di strutture per persone anziane, disabili, infanzia, asili nido, scuole, che abbiamo costruito, finanziato, progettato e che stiamo gestendo. È chiaro che questo per una soggetto cooperativo che ha capitale ridotto, variabile, creare limiti di sviluppo. Abbiamo pertanto cercato di ragionare soprattutto inizialmente con il mondo del credito, della finanza, in un'ottica di finanza di progetto, un patto. Abbiamo trovato fino a una decina di anni fa anche un certo ascolto nell'accompagnare i progetti che avessero non solo un costo contenuto, ma anche una prospettiva in termine paziente. Fare finanza di impatto con un obiettivo di 2, 3, 5 anni è difficile, molto difficile. Le nostre strutture hanno un periodo di ammortamento almeno di 20 anni. E quindi oggi è praticamente impossibile ragionare con il mondo della finanza ordinaria, con una prospettiva così lunga. Quindi la cooperativa ha cercato strade alternative, abbiamo lavorato per diversi anni alla costruzione di un fondo immobiliare che fosse ispirato a una finanza paziente, abbiamo faticato molto perché abbiamo dovuto fare dei cambi in corsa molto, molto, molto forti, anche uscendo da dei progetti praticamente pronti da buttare dal notaio quasi, per atteggiamenti da parte del mondo parte di alcuni operatori del mondo del credito troppo spostati in qualche approccio tradizionale, molto, molto governato dalle mani della finanza e quindi poco comprensivo di tutte le tematiche e le implicazioni di una finanza di impatto vera. Quindi fino a che non abbiamo individuato alcuni operatori, ci sono, ci vuole tempo, sia nell'ambito delle società di gestione del risparmio,
sia nell'ambito del capitale, poi capitale e del debito, abbiamo trovato un gruppo di operatori che sostanzialmente si sono messi in un'ottica di ascolto e di accompagnamento del soggetto industriale che aveva evidentemente gli argomenti e la capacità per dimostrare la sostenibilità anche di un fondo immobiliare dedicato al mondo del sociosanitario. Abbiamo contemperato tutte le esigenze. Sì. Facciamo come in televisione, insomma, sì. Creiamo la suspense. Qui c'è un progetto molto interessante, ne parliamo dopo. Sì. Va bene? Eravamo, va bene. Vorrei dare la parola adesso di nuovo, no? A qualcuno che rappresenta e agisce con una logica diversa. Federica Casarsa rappresenta il Forum della Finanza Sostenibile e anche l'ASVIS, in particolare un gruppo nuovo dell'ASVIS. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo molto contenti di essere oggi qui, non solo in rappresentanza del Forum, ma anche appunto del gruppo di lavoro Finanza per lo sviluppo sostenibile, appena costituito all'interno di ASVIS, che abbiamo il piacere di coordinare per quest'anno e che quindi metterà a fattor comune un po' le conoscenze e le esperienze di diversi attori finanziari, così come di associazioni come la nostra, appunto per ragionare e sviluppare insieme progetti per lo sviluppo sostenibile. Quindi ringraziamo per l'invito. Ci fa particolare piacere parlare oggi anche di impact investing, perché secondo noi, diciamo così, da osservatori e analisti del mercato, perché di fatto questa è una delle nostre attività principali all'interno del forum, abbiamo un filone di ricerca specifico dedicato a questa strategia di investimento sostenibile e in particolare nel 2017 abbiamo dedicato un gruppo di lavoro che ha coinvolto i nostri soci e di cui alla fine abbiamo elaborato questo manuale che è pubblicamente accessibile sul sito del forum www.finanzasostenibile.it. Quindi è stato un bel progetto corale che ha coinvolto tutta la nostra base associativa. Allora, diciamo, si è già parlato di progetti e di applicazioni. Facendo un passo indietro, che cos'è l'impact investing? Noi, diciamo, teniamo in considerazione la definizione che ne dà il Global Impact Investing Network, o GIN, che è l'organizzazione mondiale di riferimento dell'impact investing. Con impact investing, finanza e impatto, si intende appunto un investimento in imprese, organizzazioni, fondi che ha l'obiettivo di ottenere un impatto socio-ambientale misurabile e al tempo stesso un rendimento finanziario. Quindi ci sono, seppur con la flessibilità, diciamo così, dell'applicazione, alcune caratteristiche salienti dell'investimento a impatto che lo rendono una strategia di investimento sostenibile particolarmente innovativa. Anzitutto è l'intenzionalità dell'impatto che viene preventivamente dichiarata dall'investitore. Il rendimento può essere superiore o in linea a quelli di mercato a seconda degli obiettivi dell'investitore, ma deve sempre, generalmente, altrimenti non è finanza, corrispondere una, diciamo così, un recupero dell'investimento inizialmente versato. Quindi questi concetti insieme, impatto socioambientale e rendimento finanziario, costituiscono quello che in genere si definisce addizionalità, quindi impatto e rendimento. Altra caratteristica è l'eterogeneità, sia appunto dei rendimenti, come ho appena detto, possono essere superiori in linea a quelli di mercato a seconda degli obiettivi dell'investitore, sia delle classi di attivo, per cui si può fare investimento ad impatto con il private equity, ma anche con l'obbligazionario. Quindi diversi sono gli strumenti che hanno a disposizione gli operatori. E infine, centrale, e direi anche la parte più critica e spesso più problematica, soprattutto quando si parla di impatto sociale, è la misurazione che
appunto viene fatta, dovrebbe essere fatta, viene fatta da una entità, diciamo così, terza, super partes, che diciamo così, valuta da parte dell'investitore, cioè, ci dovrebbe essere una valutazione ex ante degli impatti socioambientali attesi e poi una misurazione ex post degli impatti generati con la dovuta rendicontazione, che si chiama appunto report di impatto, rendicontazione di impatto. Diciamo due caratteristiche ulteriori è bene sottolineare parlando di impact investing. Anzitutto l'elemento centrale della partnership pubblico-privata. L'investimento ad impatto, impact investing, vede una molteplicità di attori, quindi una pubblica amministrazione, un investitore, erogatori di servizi e intermediari e appunto un ente terzo che misura gli impatti generati. Tendenzialmente l'impact investing si associa, non si sostituisce alla pubblica amministrazione nel rispondere a bisogni e necessità di tipo ambientale e sociale, quindi abbiamo una collaborazione di pubblico e privato, laddove il settore privato interviene a fianco del pubblico non soltanto aggiungendo i capitali che evidentemente l'amministrazione pubblica non dispone in quel momento, assumendosi rischi, ma anche e soprattutto fornendo tutte quelle caratteristiche di efficienza, conoscenza appunto della materia che consentono di incrementare l'efficienza. Titolo pratico. Credo che sia molto interessante, ma che i due colleghi che sono vicino all'altro, quindi una razionalizzazione del sistema, no? Studiandolo e spingendolo in direzione di investimenti intenzionalmente con un certo impatto, e la parola intenzionale è la differenza. Io poi mi metto sempre a cerchiarli, quindi a me il palazzo al quale vengono inseriti dei vetri che sono, come dire, proteggono di più la dispersione del calore, eccetera, quindi hanno un effetto positivo, ma non è un investimento intenzionalmente impact, è un po' poco. Noi vogliamo di più quando parliamo di investimenti impact, con tutta la comprensione che secondo me lì di nuovo al copertino aiuta, perché è chiaro che la transizione è un momento molto complesso e quindi bisogna tenere in conto. Mi piace però anche molto non ricordarci il racconto pratico, no? Che Raul ha condiviso con noi, e poi dopo la difficoltà di trovare l'interlocutore finanziario. Quanti anni ci avete messo prima dell'operazione della quale ancora abbiamo parlato per trovare gli interlocutori? Ma tramonto, rismonto, 35 anni. Tempi veloci, questo è il mondo del passato. Avete fatto anche una serie di ricerche sull'Italia, ci vuoi dare qualche dato? Sì, allora come dicevo prima, sicuramente l'impact investing è una delle strategie che cresce più rapidamente in Europa e in Italia. Secondo lo studio Eurosif, European Infra Study, che è una mappatura sullo stato dell'arte della finanza sostenibile in Europa che viene fatto a livello nazionale da ogni SIF, Sustainable Investment Forum, quindi per l'Italia è stato curato dal forum, nell'ultima edizione, quella del 2018, che mappa il biennio 2015-2017, ha registrato masse investite secondo criteri di impact investing per circa 108 miliardi a livello europeo, in aumento rispetto alla precedente rilevazione che era circa 98 miliardi. In Italia che poi le misurazioni sono sempre, come è difficile definire e classificare spesso gli investimenti, al tempo stesso è difficile un po' misurarli. In ogni caso il report certifica, registra 52 milioni. Il dato però interessante è che nella precedente rilevazione, quindi appena due anni prima, eravamo a 3 milioni, quindi c'è un incremento sicuramente significativo. Copsiglio, se risulta in questi dati?
sono dati aggregati. Va bene, controlleremo. E ci sono due osservazioni rispetto a questi dati, indipendentemente dal dato in sé. Anzitutto l'impact investing rappresenta sia a livello europeo sia a livello italiano una piccolissima porzione dell'intero mercato della finanza sostenibile, che a sua volta è solo una porzione dell'intero asset management. Però quello che è interessante osservare sono i trend di crescita. In Italia la strategia di investimento sostenibile più diffusa, che è ancora quello dello screening selettivo, quindi della esclusione, qui si parla di circa 1.500 miliardi di euro di investimenti, a livello italiano è nettamente sovradimensionata rispetto all'impact investing, ma mentre nel biennio le esclusioni si sono ridotte, l'impact investing ha avuto appunto questa esplosione. Quindi questo ci dice che sostanzialmente gli investitori sono sempre più propensi a scegliere approcci innovativi che superano lo screening selettivo, quindi semplicemente dire non investo in quel settore perché per me non è sostenibile, ma decidono intenzionalmente di indirizzare capitali verso progetti e quindi verso specifici impatti sociali. Grazie. Ricordiamoci un attimo, investimenti di impatto si fanno anche in pace, giustizia sociale, quindi nelle istituzioni, in cultura, quindi non soltanto nelle cose tra virgolette classiche di produzione o di finanza. Un altro aspetto interessante che osserviamo tantissimo, come dire, qualche volta c'è la domanda e non trova, no? Il finanziatore, altre volte ci sono dei mezzi finanziari destinati all'impact investing che viceversa non trovano dei progetti, no, ai quali associarsi. Quindi qui dobbiamo percorrere ancora moltissima strada. Dall'altra parte l'opportunità che mancano anche gli imprenditori, diciamocelo. Basta pensare, no, alla direttiva comunitaria che riduce o vieta il consumo della plastica. Quanta opportunità di mercato c'è in questa sostituzione da un packaging di plastica a altre soluzioni, eccetera? Di soluzioni funzionanti ce ne sono tantissime, e anche in Italia, però non siamo alla conquista purtroppo del mercato globale gigantesco, quindi le opportunità di un'economia circolare, sostenibile, responsabile sono molto di più. E così passiamo agli imprenditori. Valeria Brambilla lavora in Deloitte anche nell'ottica dell'integrazione, della sostenibilità, perché deve essere una componente di un insieme più ampio. Deloitte è un'organizzazione privata, una partnership, però noi vogliamo parlare della fondazione Deloitte. Grazie. Sì, noi... Perché l'avete? Di sostenibilità ne parliamo, lo dico un po' con orgoglio, da anni, più non da un anno, da 6 mesi, lo dimostra il fatto che la fondazione in Italia, perché Deloitte è la più grande in questo momento società di consulenza al mondo, e quindi verrebbe naturale pensare una fondazione nata magari a Londra, nata negli Stati Uniti. In realtà noi creiamo la fondazione Deloitte in Italia, nasce nel 2016. Nasce perché vogliamo dare un segno tangibile, esterno, perché la fondazione è la cosa, pensate, più tangibile, che sia le nostre persone, sia chi ci sta attorno, vede come impegno sociale, no? Ma in realtà facciamo molto di più, dopo magari qualche accenno in cui crediamo un po' di più di quanto sia invece fondazione. Però attorno alla fondazione 2016 noi la creiamo, il primo grande progetto che facciamo è quello di fare una cosa molto semplice, se volete, però di impatto, che è quello di dare un contributo molto forte a cosa? Al Museo delle Culture che abbiamo a 50 metri davanti alla nostra sede a Milano. Partiamo da lì. Nel 2017 lo organizziamo, chiaramente la fondazione nasce come se fosse un progetto, noi viviamo una progettualità, facciamo progetti, aiutiamo le imprese, qui ci sono alcuni dei nostri clienti, quindi aiutiamo le imprese a avere metodo, approccio, questo è il nostro mestiere, nonché a controllarle chiaramente.
noi adottiamo lo stesso approccio che adottiamo quando lavoriamo con i nostri clienti, dire dobbiamo focalizzarci per avere un risultato, un'efficacia, soprattutto poi vorrei soffermarmi eventualmente dopo misurarlo, perché tutto se no resta una dichiarazione di intenti. Ci sono tante dichiarazioni di intenti, tanti manifesti, ma la differenza di chi lavora veramente la sostenibilità sta nella misurazione, e su questo vorrei dire che è la misurazione di cui gli istituti di credito necessitano per poter dare i famosi finanziamenti. C'è una richiesta molto forte di misurazione, perché solo così possiamo garantire loro per poter destinare la finanza nel modo giusto, e questo vorrei soffermarlo perché è un elemento in cui anche noi culturalmente, il Cimento come società di consulenza, abbiamo una responsabilità per avvicinare l'impresa, far comprendere questo messaggio. Torno alla fondazione, 2017 andiamo dove? A Pompei, per realizzare una passerella sostenibile che consente ai disabili di visitare Pompei. Quindi nel 2018 pensiamo invece a un progetto pluriennale con Teleton, e fino a qui diciamo i progetti sono di, chiamiamolo, abbastanza non scontati, perché l'impegno economico e monetario che ci mettiamo non è scontato, però abbastanza banali, se per me c'è, è un contributo monetario. Dove invece diamo più e dove forse possiamo dare ancora più valore è quando mettiamo il nostro tempo, la nostra capacità, che credetemi è molto più difficile per una società come la nostra, grande multinazionale di consulenza, investire il tempo delle nostre persone che non investire una parte dei nostri profitti, perché significa togliere le persone da quello che facciamo tutti i giorni, organizzarle, dedicarle. Quindi lì cominciamo a lavorare col telefono azzurro, mettendo le competenze digitali per aiutarli a sviluppare, migliorare, no, tutti i servizi di comunicazione e digitalizzazione che loro hanno, e cominciamo anche, creiamo un master, no, collaboriamo molto con l'università, anche con l'università è con borsa per tutto il progetto di adozione delle opere d'arte, quindi diamo l'approccio, e creiamo un master sull'imprenditorialità sociale, no? Cioè quindi aiutare gli imprenditori, formarli, cosa vuol dire fare imprenditoria sociale. Ecco, questi in breve sono i principali, no? E poi è chiaro che la fondazione ha un ruolo di, per noi, di coinvolgimento di tutte le nostre persone. Sono ormai 4.000 persone che abbiamo in Italia, e noi le coinvolgiamo come? Non solo dando loro la possibilità di destinare il 5 per 1000 per dire la nostra formazione, ma facendo delle iniziative che siano anche di condivisione, cioè tutti quanti noi abbiamo scelto nei nostri stipendi, dalla più giovane anche al socio più rilevante, di arrotondare mensilmente tutto il nostro stipendio mensile a quello che è l'euro inferiore e donarlo alla fondazione. Sembra poco, ma 4.000 persone per ogni pezzetto ogni mese fa comunque un qualcosa. In più abbiamo cominciato a spronare, a dare delle campagne di lancio tra le nostre dipendenti per donare un importo che possa essere almeno 100 euro e magari portare un collega a trascinare un gruppo, perché nel momento in cui riescono a trascinare un gruppo, no, un gruppetto di due, massimo tre persone, la società si impegna a raddoppiare la somma. Ecco, tutto questo crea quella sostenibilità, innanzitutto finanziaria, perché dobbiamo dargli, oltre chiaramente la parte dei profitti nostri che vengono messi nella fondazione, per poi investirlo. E anche all'investimento la scelta è molto corale, cioè noi lanciamo a tutti, parte dai soci chiaramente, ma poi anche della tutta la dirigenza, ogni anno, l'abbiamo appena fatto perché noi chiudiamo il bilancio il 31 maggio, quindi lo facciamo poco prima della chiusura del bilancio, lanciamo per un mese la richiesta di dire se ognuno di noi, sulla base di quello che vive, perché poi viviamo anche nel territorio, non viviamo solo nella città di Milano, in via Tortona, ma viviamo nel territorio, visto che abbiamo più di 23 uffici in tutta Italia, vede qualche progetto meritevole e lo propone. Lo propone a un comitato, la fondazione ha un suo comitato, un suo consiglio, come se fosse una sua governance, come se fosse un'azienda che ha in questo caso lo scopo di destinare fondi a un progetto meritevole. Io poi di Loica conosco bene,
sono ex partner di Lotte. Raccontaci qualche dettaglio, no, di come i soci si relazionano con tutti i collaboratori nelle vostre iniziative della fondazione. Nella fondazione in realtà quelli più li facciamo in tanti modi, no? Facciamo campagne ad esempio di non solo di regali, il regalo di Natale per certi enti benefici, quindi raccogliamo nei vari uffici, no? Tutti per i bambini, cioè, facciamo campagne che agevolano in modo ordinato e anche le donazioni di sangue con certe associazioni, ci sono mille iniziative, io vi ho menzionati 10 progetti più grandi, no? Poi capite che la fondazione che ha un suo consiglio di amministrazione, un suo comitato esecutivo e soprattutto mettiamo persone, mettiamo i soci, perché la presidenza di questa fondazione c'è una persona che ha fatto fino a poco tempo fa l'amministratore delegato di Deloitte Italia, non stiamo mettendo in fondazione, diciamo, l'ultimo dei soci della nostra organizzazione. Ci crediamo veramente perché è dentro il DNA della, ma perché un'organizzazione come la nostra, al di là di ogni, che vale questo estendo l'argomento alle grandi imprese, mi sposto sul perché oggi la grande impresa deve affrontare questo, e quindi abbiamo tante, no? E perché siamo anche qui, no? Perché deve affrontare questo tema della sostenibilità? Al di là di ogni giudizio o valutazione morale che ognuno di noi può fare e che troviamo sicuramente giusto dal punto di vista di coscienza personale e morale, il motivo è molto semplice. Sono organizzazioni che, come la nostra ad esempio, come tante altre, 800.000 persone nel mondo, noi abbiamo 4.000 persone in Italia, raggiungiamo 7.400 imprenditori, imprese, tra grandi e medie imprese solo in Italia. Noi, come alcune organizzazioni qui, hanno un ruolo molto importante, strategico, di poter influire su quello che sarà davvero il mondo del futuro, un mondo fatto soprattutto di persone. Bene, nell'intervento precedente si citava il BES, che conosco molto bene perché abbiamo soprattutto un ruolo anche noi di misurazione. Le organizzazioni che hanno tante persone sanno benissimo che devono offrire a queste persone molto più del posto di lavoro. Se vogliamo fare la differenza ed essere, come dicono le organizzazioni, competitivi, no? Dobbiamo offrire molto di più. Perché? Perché quel famoso BES che ci rappresenta tutti noi, perché viene dall'Istat, dice che il benessere, la soddisfazione, dice, va a misurare la soddisfazione della vita, non viene più solo ed esclusivamente dalle variabili classiche che sono la salute, il reddito e la partecipazione sociale. Nel momento in cui ogni individuo, e lo misura molto bene perché ci sono i famosi 200 indicatori, nel momento in cui l'individuo raggiunge un livello di reddito e di salute comunque che lo soddisfa, ancorché questo non sia, il livello di reddito non rappresenta più un elemento trainante per mantenere nelle organizzazioni o farlo venire nelle organizzazioni. Gli occorre molto di più, perché per lui la soddisfazione della vita sta in tutti quegli altri indicatori, tra i quali soprattutto l'ultimo per cui siamo qui, indicatore di più generale sociale. Faccio anche alcuni, come dire, collegamenti con presentazioni che sono stati prima. Allora, in Deloitte avete sentito, la fondazione è relativamente giovane, è chiaramente un acceleratore anche di autoapprendimento, cosa significa pensare, fare e implementare sostenibilità. In Chiesi, che poco commentavo prima, c'era anche Chiesi, il concetto della sostenibilità anche loro l'hanno piantato in un primo momento nella fondazione. Successivamente hanno detto, ma se noi ce l'abbiamo nella fondazione, che comunque è separata rispetto, no, al business vero, tra virgolette, non riusciamo a mettere in moto quello che ci serve, cioè la nostra sostenibilità non è sostenibile perché, come dire, è alimentata soltanto dai profitti della parte business. E hanno detto no, il vero vantaggio competitivo è quello di trasferire la sostenibilità dentro al business.
come dire, semplifico, ma effettivamente loro hanno riformulato un piano strategico, togliendo la sostenibilità dall'isolamento che aveva in fondazione e l'hanno portato dentro al business. Stesso effetto che raccontava Valeria. Il moltiplicatore invece essere, no, divento X milioni e X persone in fondazione e la società a livello globale stanno diventando una benefit corporation che ulteriormente, come dire, è un acceleratore. Passiamo a un'altra società e un'altra organizzazione che sul territorio, parliamo con Iren e con Enrico Pochettino, che ho il piacere di presentarvi. Raccontici, perché magari non tutti si ricordano, molti non conoscono bene Cassa Depositi e Prestiti, non so se tutti conoscono io, quindi cosa fate sul territorio e come interagite in modo responsabile con il territorio. Sì, buongiorno a tutti. Io lavoro in IRE, mi occupo di innovazione, no? Mi presto, diciamo, oggi a parlare di temi di sostenibilità e qui vi darò qualche elemento anche su come orientiamo anche l'innovazione su questi temi. IRE nasce dall'aggregazione di società locali, le cosiddette ex municipalizzate, diciamo la prima è nata qua a Parma, fra l'altro all'inizio del Novecento. E ci troviamo adesso con una realtà, diciamo, territoriale, molto locale, però focalizzata nel nord-ovest dell'Italia. Prestiamo servizi a circa 7 milioni di abitanti, siamo su un territorio di borsa con maggioranza ancora da parte dei comuni e operiamo grazie anche a queste aggregazioni. Infatti abbiamo completato praticamente il portafoglio dei servizi pubblici locali, quindi servizi, diciamo, energetici, che erano nati magari in realtà diverse e adesso tendenzialmente cerchiamo di offrire a tutti i territori. Infatti Parma è proprio forse l'unica città in cui tutti i servizi erano gestiti dalla municipalizzata. No? Di cosa parliamo? Parliamo di una forte componente energetica. Siamo il primo operatore italiano per il riscaldamento, abbiamo circa quasi il 90% di energia prodotta da fonti rinnovabili o assimilate, per cogenerazione ambientata per il riscaldamento, diciamo, in quella categoria. Operiamo nel settore dei rifiuti, raccolta, trattamento, siamo il terzo operatore italiano nel ciclo idrico, quindi anche qua prima. Siamo un terzo operatore nelle aree, diciamo, Emilia Romagna, occidentale, Liguria, ciclo di vite, che abbiamo da Cenico, a Torino esempio non c'è. E poi appunto infrastrutture, diciamo reti elettriche, reti gas, reti di scaldamento controllato, reti agrodistiche e servizi di efficienza energetica. A questo si è aggiunto una nuova, diciamo, direzione che si occupa di mobilità elettrica. Comunque gestiamo le illuminazioni pubbliche in alcuni territori, quindi classici servizi locali. Allora, i temi della sostenibilità, di fatto, anche se non volessimo sceglierci lì, ce li abbiamo di fatto mandato nel business. Dobbiamo trattarli e fortunatamente abbiamo cominciato a trattarli già da tempo. C'è il primo bilancio di sostenibilità compliant con le regole generali che abbiamo fatto nel 2002, negli anni è nata una fondazione anche con base a Genova, che continua ad essere attiva anche adesso, e siamo passati sostanzialmente da un tema, diciamo, rendicontativo che ci serviva proprio anche per fare i conti internamente e comunicare all'esterno. Avendo anche un azionariato pubblico, siamo molto chiamati a dover rendicontare su quello che facciamo sui territori, anche in termini di impatto. Siamo passati però a portare dentro proprio il DNA dell'azienda, con quello DNA arriviamo fino allo statuto, no, di IREN, i temi, diciamo, della responsabilità sociale. Un esempio su tutti: noi in statuto abbiamo un organo sociale, di fatto, che sono i comitati territoriali. Cioè noi nei territori di riferimento abbiamo dei comitati che sono di fatto proprio degli enti che vengono popolati da soggetti del territorio, che si cambiano associazioni, università, tutti gli stakeholder del territorio, che si cambiano da destra a parte e hanno un budget da poter gestire per
progetti sul territorio. Ovviamente noi siamo parte dei comitati, aiutiamo il coordinamento, diamo un supporto anche dal punto di vista tecnico, ma c'è autonomia da parte dei comitati per investire i soldi. Questo è uno strumento, ma altri strumenti tipo quelli della formazione, abbiamo solo nel 2018 incontrato, cioè fatto formazione a 80.000 studenti, cosa di numeri davvero importanti, di 560 scuole, quindi cosa facciamo? Facciamo formazione su temi ambientali, settori fisici, temi energetici, senza parlare qui ovviamente diciamo degli elementi diciamo, più classici di rendicontazione, come la misura del valore aggiunto distribuito. Nel 2018 abbiamo distribuito 1.300.000.000 di valore aggiunto, rilevato solo dalle regole generali. E poi monitoriamo ovviamente tutte le questioni ambientali. Penso che sia interessante anche capire, ma perché poi alla fine lo facciamo? Sì. Mentre prima era un discorso di poter misurare, adesso lo facciamo, e se posso dire proprio perché ci conviene, no? Perché ci conto. Ci conviene. Perché ci conviene? Nel nostro, a prescindere da tutto quello che è stato detto prima, nel nostro settore se devi decidere sull'investimento, considerate che l'orizzonte temporale dei nostri investimenti è mai inferiore ai 10 anni, no, una rete idrica ha una vita di 40 anni, gli impianti idroelettrici che esercitiamo sono stati costruiti molti nel ventennio fascista, no? Dobbiamo avere al nostro interno degli elementi che ci permettono di capire quale sarà il trend fra 20, 30 e 40 anni e prendere decisioni di investimento in funzione di quella che è l'aspettativa. Quindi alla fine se non porti al tuo interno delle valutazioni di tipo sociale e ambientale, che sono quelle che poi guidano la normativa, no? Che impatta molto sul nostro settore, ma guidano anche quei centri dei tuoi clienti, no? Non riesci sostanzialmente a avere una visione più chiara, non diventa una visione miope, un po' sfocata, che ti fa commettere degli errori industriali. No? Sui temi dell'innovazione, ad esempio, diciamo, su lato diciamo, fonti di produzione di energia, è chiaro diciamo, anche dove puntiamo, no? Però anche lì diciamo, non ci accontentiamo sostanzialmente di andare a fare un'operazione diciamo, interna di ricerca e di sviluppo. Noi abbiamo adottato un modello di open innovation, proprio pienamente diciamo, interpretata, in cui abbiamo rapporti con l'università, con start-up, con anche imprese specializzate verticalmente e su questi sostanzialmente sviluppiamo progetti che portiamo all'interno dell'azienda tecnologica. In particolare l'anno scorso abbiamo lanciato un progetto di corporate venture capital, abbiamo un budget di circa 20 milioni di euro da spendere nel 2019-2021, è un programma che si chiama IRENAP, con cui praticamente ricerchiamo startup e investiamo. Sono startup speciali, giusto? Sì, sono speciali. Allora, se un attimo spiego un po' la ragione. Cioè, allora, noi con le startup innovative abbiamo dialogato già da tempo, però era sempre un'ottica di, diciamo, la startup era un potenziale fornitore di tecnologia, ci si avvicinava alla startup, si cercava sostanzialmente di capire il prodotto, il servizio, se era di interesse, qui però alla fine essendo comunque delle società, sono, non dico embrionali, ma alcune embrionali, altre sono un pochino più avanzate, ma che avevano necessità di un supporto, di fatto nel dialogo dal proof of concept piuttosto che alla definizione delle specifiche davamo una mano, no, a sviluppare il prodotto per poi trovarci alla fase in cui potevamo comprarlo, in cui si innestava poi anche la tagliola delle regole di approvvigionamento. Quindi era un modello che non funzionava, no? Cioè la startup beneficiava magari di un supporto di tipo tecnico, ma poi non riusciva a finanziarsi e magari non riusciva neanche a vendere perché poi le regole di approvvigionamento delle grandi imprese sono abbastanza rigide. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato un modello di compromesso capita, ci imponiamo con le startup di tipo più simile, quelle più giovani,
così come quelle growth che hanno già un po' di fatturato, cioè qualche migliaia di fatturato, ci poniamo come un finanziatore classico da venture capital, diciamo, finanziario, quindi offriamo equity nella forma, diciamo, anche magari di prestito convertibile, opzioni, dipende poi dalle situazioni, ma al tempo stesso offriamo un supporto tecnico, la possibilità di fare il proof of concept, poi dipende molto dal settore della startup, offriamo magari un primo mercato, e queste cose cerchiamo di mettere assieme proprio nel contratto di investimento. In questo modo, sostanzialmente, la startup ha un grosso beneficio, ma per noi il ritorno è davvero importante, perché stiamo, diciamo, trasferiamo tecnologia, diciamo, all'interno dell'azienda, e restituiamo poi comunque la startup molto, perché comunque grazie a queste finanze poi riescono a crescere, rimaniamo al passo, no, sugli sviluppi, diciamo, tecnologici, mantenendo anche un equilibrio dal punto di vista finanziario, cioè l'approccio con cui valutiamo comunque l'investimento è sempre un approccio di tipo finanziario, cioè la startup deve avere le condizioni, no, oggi per creare un'aspettativa di crescita della startup per poi un'uscita della startup con le classiche exit, diciamo, dalle giornate. Sempre grazie. Nella conversazione precedente Francesca Verani, che rappresenta il progetto Parma 2020, che penso molti di voi conoscono, e chi non lo conosce dal 1 gennaio non potrà fare a meno di conoscersi di Parma, raccontava, mette in evidenza che l'accrescimento di benessere, se questo è, no, perché quello è un progetto che è nato in collaborazione, cioè nato come iniziativa, la pubblica amministrazione del Comune di Parma, al quale poi hanno aggregato con un processo molto interessante anche altri stakeholder, quindi le aziende per semplificare. Quindi le misurazioni future non sono solo in termini di reddito individuale, medio pro capite, quello che sia, ma sono anche di valori comuni, ovvero per esempio poter uscire e liberamente girare nel centro cittadino in condizioni ben in buona illuminazione, aria buona, magari con piste ciclabili, quindi un livello di inquinamento più basso, eccetera. Quindi non solo non producono reddito individuale, chiamiamolo noi, a sul conto in banco in tasca, ma un reddito o un benessere condiviso, che può essere soltanto condiviso, perché una pista ciclabile, non so, dal cancello fino all'uscita del condominio, vuol dire, non è una pista ciclabile. La stessa cosa quando si parla di open innovation, una volta l'unico valore riconosciuto di innovazione era quello di quanti brevetti hai in pancia, no? Hai nella tua proprietà. L'open innovation produce meno brevetti, produce un benessere comune, perché quello è il presupposto per un funzionamento come l'olio del motore, se vogliamo fare l'immagine, perché altrimenti l'ingranaggio anche più perfetto si inceppa. Quindi sono dei cambiamenti molto profondi. Poi su questo devo solo aggiungere cosa vuol dire supportare le start-up in termini poi di impatto territoriale e impatto a livello nazionale. Sono due numeri, cioè venture capital a livello europeo e mondiale è una realtà, il corpo venture capital di cui, parlando di venture capital, l'Italia ha investito da tutti gli altri ufficiali nel 2017 e adesso c'è nel 2018 220 milioni di euro. La Francia in startup ha investito 1 miliardo e 7, la Germania 2 miliardi e 2, cioè siamo, se va bene, no, guardando stati simili, a un quinto, un sesto degli altri. Se pensiamo all'Italia e la nazione delle PMI, no, è davvero assurdo, no? Cioè, come dire, non so, lo Stato con più giovani, no, è quello che ha meno figli. No? Allora, o abbiamo degli strumenti alternativi che però non si capiscono quali sono per far crescere le nuove PMI, oppure è chiaro che si è inceppato il meccanismo. Allora, da questo punto di vista, diciamo, le aziende possono fare davvero tanto, perché la realtà del corpo che capita, che ripeto, è un di cui, no? È quando un'impresa investe in startup e questa impresa, diciamo, lo fa, diciamo, per il suo business, no? A differenza di un venture capital tradizionale che ti sta per più finanziario, che lo fa, diciamo, puramente per un ritorno, diciamo, di investimento.
in questa realtà qua possono davvero fare la differenza, e però ci sono davvero pochi operatori industriali che stanno adottando strategie, diciamo, progetti di co-prevenzione. E comunque è molto complicato, perché una complicazione che parla, quindi sembra che tutti stiamo dicendo, no? Questo tipo di nuovi modo di pensare il business, poi con gli osservati sono stato al telefono, insomma, no? Ci sono visti di persone a lungo e mi raccontava tutte le difficoltà interne, no? Da superare, eccetera, per mi sembra che anche no, Cavalli ci ha fatto stessa, no? Considerazione. Quindi su questo siamo tutti, come dico, uditi. Dall'altra parte la complessità non può essere. Non volevo interrompere. No, io... Ok, allora, Raul. Ho interrotto sul più bello il progetto innovativo. Sì, ne abbiamo diversi, i più significativi sono un progetto di accompagnamento per il Ministero dell'Educazione degli Emirati Arabi in progetti di costruzione e gestione di scuole nell'Emirato di Abu Dhabi, che è in corso, è cominciato già da diversi mesi. E l'altro, che è già realizzato, consolidato e si sta sviluppando, è quello di un fondo di immobiliare dedicato alle strutture socio-sanitarie dedicate alla disabilità, all'autosufficienza. Quest'ultimo è stato quello più faticoso, anche paradossalmente, perché per una cooperativa sociale che nasce per espansione di territori, pensare di andare all'estero potrebbe essere è sicuramente molto sfidante, ma non è stato così faticoso come riuscire a costruire appunto un veicolo immobiliare finanziario che potesse appunto accompagnare le progettualità che la cooperativa mette in cantiere con le esigenze del capitale e del credito. Abbiamo, è chiaro che la tipologia di servizi che noi prestiamo, l'alta intensità di capitali di manodopera che è insita nella produzione dei nostri servizi, cura degli anziani, cura degli anziani, degli anziani. O disabili, bambini e quant'altro, e la volontà di contenere al massimo il carico a favore delle istituzioni e delle famiglie, quindi il costo delle tariffe, esige necessariamente degli interlocutori sostenibili, pazienti e responsabili. È chiaro che se queste caratteristiche non ci fossero, anche le disponibilità temporali dei nostri interlocutori si possono restringere, ma in presenza di tutti questi fattori la disponibilità di ragionare su rientri di investimento nel breve termine è impossibile. Quindi la durata è un elemento fondamentale che deve rappresentare la natura, la tipologia della produzione, dei servizi che viene poi realizzato. Come anche un bosco, non si può piantare il bosco, devi avere un attimo di pazienza. Quindi... Così. Le noci come si riuscite a strutturare questa operazione? Noi abbiamo sostanzialmente individuato degli interlocutori in grado di comprendere tutte queste esigenze. Abbiamo l'equity in questo fondo è immesso dalla Cassa Nazionale dell'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri e da un'assicurazione italiana, cooperativa, cattolica, che hanno messo insieme a un investitore privato che ha creduto insieme a noi a questa iniziativa, hanno messo a disposizione la dotazione per costituire un fondo con un patrimonio gestito di 150 milioni. Oggi questo fondo ha allocato già 80 milioni di dotazione in strutture del gruppo e abbiamo in cantiere delle nuove progettualità su altri una trentina di milioni. Il resto verrà col tempo. Il tema della durata è stata una negoziazione infinita, però nel senso che il fondo ha una durata di 15 anni, ma il contratto di locazione
fonda di 24 anni. Questo ha consentito di contemperare le esigenze del capitale e le esigenze del lavoro. La cooperativa, nell'apporto del suo patrimonio, ha costruito dei presupposti di sostenibilità a lungo termine, perché l'incidenza economica che sosteneva con le operazioni in pancia è stata ridotta rispetto al valore delle locazioni post apporto, quindi un'operazione che genererà nei prossimi 24 anni benefici economici fin dalla partenza. Quindi abbiamo considerato di non massimizzare in fase di apporto tutto il potenziale economico dell'operazione, ma di spalmarlo per chi verrà dopo di noi a gestire la nostra cooperativa. Quindi ci fa molto piacere che sia stato tutto un mondo italiano ad accompagnarci in questa operazione, che siano soggetti improntati a una natura non speculativa, perché un conto è vivere la sostenibilità in un'ottica, ricordo, che sia molto più importante, sicuramente più premiante. Noi l'abbiamo fatta da sempre perché ci crediamo, perché abbiamo deciso di farla così, e oggi ci rendiamo conto che avevamo anche ragione, perché conveniva questa cooperativa da 9 donne che si sono messe insieme emancipandosi dal lavoro di dipendenza. Oggi abbiamo 3.000 donne che lavorano a tempo indeterminato nella nostra cooperativa. Questo devo anche, torno al tema anche della scossa, dal tema delle istituzioni. Noi abbiamo fatto in proprio finché è stato possibile, poi abbiamo dovuto ricorrere al credito finché il credito ci accompagnava, poi anche quando il credito si è bloccato abbiamo pensato al fondo innovazione e salute, ma noi in tutti questi anni abbiamo sempre avuto 30 milioni di crediti bloccati nei confronti della pubblica amministrazione, che se noi nel corso di questi anni avessimo avuto tempi normali, cioè consideriamo che l'80% del nostro fatturato viene pagato al 15 del mese dopo regolarmente, okay? Invece qui i tempi di diluizione sono di mesi, di semestri, a volte anni. Noi avremmo generato altri 1.000 posti di lavoro tranquillamente e dato offerta ai cittadini per servizi educativi, per disabili e anziani. Quindi non può essere solo che siamo noi cittadini a muoverci nel percorso della sostenibilità se anche le istituzioni non parlano la stessa lingua. Il secondo giro di domande io voglio fare, io ho iniziato, vi chiedo, sì, Simona, un progetto concreto a tua scelta. Allora, come dicevo prima, la misurabilità per noi è un primo obiettivo, quindi sicuramente da adesso in poi con lo sviluppo di un modello di una metrica di misurazione e valutazione degli investimenti riusciremo effettivamente a quantificare le esternalità positive, le esternalità dei nostri progetti, con l'obiettivo di indirizzare gradualmente l'operatività di Cassa Depositi e Prestiti verso investimenti che producano, diciamo, maggiore beneficio impatto. Sicuramente è una dimostrazione di questo impegno. Posso citare la prima piattaforma di Impact Investing creata in Italia in collaborazione con il FEI, il Fondo Europeo degli Investimenti, che è la piattaforma Social Impact Italia, che è nasce applicando la logica dell'investitore paziente, quindi con l'obiettivo di coniugare una finalità di finanziaria con obiettivi collegati all'impatto sociale creato con gli interventi. E questa piattaforma ha avuto una dotazione pari a 100 milioni, 50 nostri, 50 del Fondo Europeo degli Investimenti, e ha l'obiettivo di incentivare e convogliare capitale privato verso quegli operatori che sono attivi nell'impact investing, quindi che siano fondi di investimento, che siano intermediari finanziari, che operano per questo. Anche, diciamo,
no? L'Italia, in molte circostanze, ha difficoltà di attirare capitali internazionali, in questo caso, e abbiamo anche questo beneficio. E, ritorno a dare la parola a Valeria. Abbiamo già parlato un pochino del tema della misurazione. Vuoi raccontarci un po' di più dei benefici della misurazione? Allora, la misurazione, quando si parla di sostenibilità, oggettivamente, sappiamo tutti quanto è importante la misurazione, quando si parla di scontare, quando si parla dei risultati economici e finanziari. Ecco, sì, personalmente, e anche come impresa, non vediamo tanto differente la parte di sostenibilità. Cioè, la sostenibilità deve essere affrontata misurandola, perché il beneficio della misurazione è difficile. Sappiamo che la misurazione ha un beneficio interno ed esterno. Beneficio interno perché? Perché se io faccio qualcosa devo capire cosa ho fatto, come l'ho fatto e poi soprattutto perché si dice, no? Noi tecnici diciamo misurazione è la spalla per il futuro. Cioè i piani, i progetti, i budget si possono fare solo se io riesco a consolidare. Analogamente per quello che è qualunque tipo di progettualità, piccole, grandi, medie imprese, istituto finanziario, grandi società, i servizi come possiamo essere, uno deve avere una progettualità che deve essere basata su una misurazione fatta, perché solo così riusciamo a capire dove vogliamo andare nel nostro futuro e soprattutto come possiamo migliorarci. È chiaro che quando si parla di misurazione nella sostenibilità non ha delle caratteristiche di tipo qualitativo e di tipo quantitativo e soprattutto qui non tanto i grandi operatori, ma pochi conoscono quali sono le tecniche, mi fa piacere che più volte il collega ha citato il GRI, cioè ci sono enti, in quale appunto il GRI che è un ente non profit, un'istituzione non profit riconosciuta dall'ONU, che determina principi con cui si devono misurare questi famosi, il raggiungimento di tutti i famosi indicatori di sostenibilità. Ecco, se questa organizzazione, che se vogliamo è di emanazione, consentitemi di dire, di principi, di criteri, è stata fin riconosciuta dall'ONU e ha sede ad Amsterdam, capite quanto la stessa ONU, che non ha una finalità economica finanziaria, dà importanza alla misurazione. La misurazione che diceva appunto anche nella tavola prima consente ai governi di prendere determinate strategie, consente alle organizzazioni di andare verso quello che può essere un progetto, no? Un progetto sostenibile che diventa bancabile, che di, esatto, e poi in ultimo se di finanza dobbiamo parlare e accolgo con favore, perché ne parlavo proprio ieri in un altro contesto, di social bond, di green bond che saranno il futuro anche della, di quello che sarà la finanza, sul condivido assolutamente i risultati che avete analizzato come forum. Questi, le emissioni di questi bond hanno bisogno di misurabilità, hanno bisogno di qualcuno che li renda misurabili, che li renda concreti, con caratteristiche diverse, chiaramente di informativa qualitativa e quantitativa, con certe regole, perché chi possa fare l'investimento non corra dei rischi. Grazie. Venerdì sono stato magari insieme a Lavazza, Francesca Lavazza in particolare, e loro come impegno sono di Torino, quindi come impegno nei confronti della comunità hanno prodotto un bilancio, no, di sostenibilità, no, aggiuntivo al tradizionale bilancio finanziario, però hanno fatto un'altra operazione che io poi ho ribattezzato come un bilancio condiviso. Hanno un progetto ancora in corso, 17 facciate di 17 palazzi della città di Torino verranno abbelliti da street artist. Quegli obiettivi, diciamo, la logica dietro a questo è quello di dare tangibilità anche a loro. Questo è un calendario della Lavazza che ha lo stesso, si prendono carico dell'ambiente dove vengono coltivati, no? Il caffè che poi loro lavorano, tutto il resto. Quindi, mentre un bilancio di sostenibilità, con tutta l'importanza che ha, e lo sappiamo e condividiamo, quanti lo leggono? Diciamocelo francamente. Quanti capiscono e si sentono coinvolti nel benessere generato?
pensa sia un modo creativo, perché la creatività, la cultura si esprime anche in questo modo, interessantissimo di dire: io faccio 17 palazzi e li condivido con chiunque passa per strada. Livio, abbiamo detto che ci sono anche dei casi concreti. Vuoi far riferimento a qualche caso concreto? Sì, ma dopo prendere un po' di tempo, un po' di sintetico, adesso mi riprendo un attimo di tempo, prima, perché sui mezzi anche alcuni spunti sarebbe interessante. Allora, prima di tutto abbiamo parlato di un progetto specifico sulla sostenibilità, con ancora l'obbligo, visto che è stato in qualche modo detto da tutti, di cosa passa l'altro, di cosa facciamo a tempo. Si parlava di fondazione, prima di fondazione da anni, credo una quindicina d'anni, poi 16 anni, che collabora con i tanti del mondo, fare azioni liberali importanti, e sono d'accordo sul fatto che deve essere naturalmente un di cui il business, perché in ogni caso da cultura, da sostenibilità e da concetto. E quindi questa è una cosa che prescinde però dal progetto che si è fatto. Si parla di start-up, perché start-up sono sostenibilità. Abbiamo un programma che ogni anno seleziona 800 start-up italiane, e fra quelle poi che vengono scelte con le migliori idee, su quattro piastre fondamentali, italiane fondamentalmente, creiamo poi degli incontri con investitori per generare network. La solidità è questa, nel senso che adesso sono emersi anche alcuni spunti, dobbiamo fissare ben chiaro un concetto. La solidità c'è se in ogni progetto c'è una partecipazione multi stakeholder. Se c'è nel progetto? C'è una partecipazione multi stakeholder. Non è possibile che qualcuno faccia la solidità da solo. La solidità è fatta assieme ad altri. Qui uscire un attimino da alcuni concetti, se vogliamo, molto italiani, perché il concetto anche che abbiamo cercato di essere assolutamente vero, nel senso che a pochi sono davanti da mente questi, per non parlare di ciò che succede in Silicon Valley, chiaramente non è che quello che io faccio in realtà, sono gli istituti che lo fanno, privati, e quindi c'è un cambiamento di cultura che deve essere fatto, e il cambiamento di cultura si fa se tutti quanti, secondo le vere importanti del territorio, fanno un salto di qualità e collaborano. Dico questo anche perché ho capito benissimo il messaggio, che condivido peraltro in larghissima parte, a un certo punto spesso e volentieri il credito viene tirato in mezzo perché non è una seconda e non segue l'investimento. Attenzione, perché anche qui il fatto è italiano. Tutto il mondo di investimento è servito dal credito, non è così. Il credito è un di cui, spesso e volentieri, regolato da regolatori molto severi, ultimamente, ma credo che quello che sta succedendo in Italia in qualche modo giustifichi la severità del regolatore. Quindi, inevitabilmente, bisogna anche qui fare un salto di qualità dove, inevitabilmente, c'è un investitore per ogni tipo di investimento. Il credito la pace di mano. Il credito deve necessariamente farsi carico di trovare un investitore, questo sì, però un investimento a 25 anni è difficile anche per il discorso di regole che vengono date e non ci vengono date, possa essere seguito come credito tradizionale. Cioè, non possiamo, non riusciamo. Poi posso anche dire meraviglioso, inevitabilmente quella è la figura solita, no? Si va dal cliente, un'idea a 30 anni, no, sono a 20, no, non siamo al mercato, no? Cioè, nel senso, dobbiamo comunque seguire la progettualità dell'investimento e trovare l'investitore alto. E per questo ci sono degli strumenti. E la banca deve fare un salto di qualità in questo senso, uscire dal concetto di semplice rotazione, ma fa un discorso di consulenza. Le due cose tendenzialmente molto diverse. Ecco perché, e arrivo a una, fondamentalmente non so quanto, poi magari c'è un passaggio sul social bond e social income bond, perché in effetti anche qui c'è un salto culturale non banale, che spesso vengono confuse su due cose diverse in realtà. E non so quanto sia importante effettivamente il caso successo singolo, perché il caso di un singolo è sempre figlio, a prescindere dall'importo,
senso, noi possiamo raccontare storie di successo di 10 milioni di erogazioni, impact. Però solo dire, qual è la più bella operazione che avete fatto di impact finance? 100.000 euro. Perché? Perché in quei 100.000 euro c'erano 3-4 stakeholder che hanno partecipato per farlo. E specificatamente è una casa per autisti a Modena, dove la fondazione ha messo dentro dei soldi per coprire una parte di interessi, che poi in realtà vengono diventa equity, maldetto, perché questo praticamente quel meccanismo nostro di interesse è un po' più vero. Quel comune mette dentro un immobile dando solo una superficie, dove comunque l'ASP partecipa dando dei consulenti e cambiando in qualche modo i prezzi perché gli conviene, perché se gli autisti sono lì chiaramente spende meno di assistenza. E noi diamo finanziamento per strutturare l'impianto. Se riusciremo, perché ancora lo stiamo scrivendo, stiamo sognando di vivere in un intervento a Bologna dove senza limiti partiamo in ristorante gestito da ragazzi disabili. Con eventi di beneficenza per costruire e per finanziare la sostenibilità. Questo è finanza di impatto, non sono 100 milioni, sono 100.000 euro da una parte, 400.000 euro forse da un'altra parte, li sentiamo, no? Onestamente sono. Perché la misura quantitativa finanziaria non misura tutto. Però è bellissimo il concetto, perché si muove queste cose da una sostenibilità al corpo. E anche il discorso del chiarimento, perché anche qui è necessario coinvolgere più persone, più attori. Il discorso del social bond, bellissimo, funziona anche perfetto, no? Perché si impatta adesso. Ma l'evoluzione, secondo me, è il social bond, dove sostanzialmente anche solo tre attori intervengono e vanno a finanziare una cosa specifica, con benefici straordinari per tutti. E qui la misurazione è fondamentale. Perché senza misurazione non è facile dimostrare al prenditore che conviene fare un tipo di investimento. Quindi, per tirare un po' le fine, dico sostenibilità sì, attenzione però a non cadere in accademia, no? Cioè, bisogna veramente collegare tutti gli attori del linguaggio del genere di sì, sì, tutti gli attori 17. Che sono in campo. Quindi questo è fondamentale, tu devi fare un passo avanti per dire facciamo cose serie, perché sennò sì, beh, tantissime cose belle, proprio io non fa, sai, io ho fatto prima. Quindi veramente sì, sì. Sottoscrivo. E io, alla fine io scherzando dico che il mio obiettivo, e non dovrei dirlo, perché sono effettivamente la visione sistemica non la racconto soltanto col cubetto. L'obiettivo 17, che è partnership per gli obiettivi, ribadisce proprio questo concetto che da soli nessuno riesce a costruire. Anche con casa siamo grandi, insomma, in mezzo mondo siamo tanti, però da soli ci sono delle operazioni, e dall'altra parte poi riusciamo a fare anche 100.000 da soli, per dirci. Il progetto in cui tu facevi riferimento al ristorante con persone disabili o comunque con difficoltà ha una soddisfazione in più, no? Che non è misurata, che non viviamo nessun conto economico, ma che viviamo andando a comprare, a coinvolgere, a sentire. Quindi una serie di valori che non abbiamo, che dimentichiamo spesso, che nel linguaggio economico sono spesso vietati, forse addirittura, sono fondamentali per il nostro benessere. Ieri Giovannini ha fatto un'intervista così al volo per alcuni studenti, una studentessa in particolare, non mi ricordo il nome, comunque veniva dall'Ucraina, dice io volevo venire in Italia fin da piccola eccetera, sono contentissima qua, però rimango sempre sorpresa che a fronte della bellezza del patrimonio che avete, quanta poca attenzione viene data al patrimonio. Abbiamo un patrimonio di rapporti sociali eccetera eccetera che dovremmo curare di più. Spero che oggi questo ce lo siamo raccontati e vissuto tutto, perché è l'effetto leva che diventa importante. Cioè, banalmente, noi abbiamo un progetto, diciamo, da 5-6 anni, dove su una carta di credito, che tu scegli il cliente, noi rinunciamo a una piccola quota di basalto. Come Centro Nord, e per Centro Nord noi intendo in Romagna, Toscana, le Marche, negli ultimi 7 anni mi hanno dato 1,5 milioni. Stupidato. Quindi, quanti ristoranti vuoi fare? 3.
ma se ci mettiamo tutti insieme, faccio 30, ne faccio. Sono la differenza, infatti. Io direi che, però, quando parliamo molto spesso di quello che stiamo rinunciando, no? Parliamo di quello che stiamo guadagnando. Però questa è una scelta, perché poi l'impatto è... La storia, secondo me, la storia va rovesciato. Parliamo di quello che ci costruiamo, non soltanto della rinuncia del profitto veloce o di qualche cosa del genere. Guadagniamo in sostenibilità. Oggi siamo insostenibili e ne paghiamo tutti, perché tra l'altro siamo una zona particolarmente inquinata dal punto di vista atmosferico. Bene, una seconda possibilità di libera, senza domanda, questa volta abbiamo fatto. Mi collego a quanto è stato detto. Ricordare anche un po' il contesto, un po' di cose magari negative sono sull'Italia, sul periodo primo. Ricordiamoci che su alcuni temi di sostenibilità siamo i primi, non in Europa ma al mondo, cioè siamo i primi per l'efficienza energetica nel processo produttivo, cioè rapporto energia-PIL, no? Siamo i più efficienti del mondo. Siamo i primi che nel riciclo, nessuno lo sa, ma l'Italia... Questo è livello Italia. Questi a livello Italia. L'Italia, esatto, sì, a livello italiano siamo i primi, però diciamo in un contesto mondiale, no? Quindi siamo i primi della Germania, siamo i primi della Svizzera, che si vicino a... Frequento la Svizzera. Perché io venerdì scorso quando ero al CERN di Ginevra con un progetto di Open Innovation e la raccolta differenziata al CERN non c'è. Qua a Parma facciamo la raccolta con la tariffazione puntuale dei rifiuti sul singolo cittadino, quindi un discorso anche di responsabilità, cioè più produci indifferenziato più paghi. No? Detto questo, vuol dire che abbiamo tutte le condizioni per fare tanto e meglio, e queste cose sono nate non grazie a, diciamo, incentivi, ma sostanzialmente a necessità, l'efficienza energetica meglio delle crisi petrolifere degli anni 70, che l'Italia ha patito più di altri, e il tema del riciclo alla fine arriva, secondo me, da una forte attenzione comunque che c'è in Italia sui temi ambientali, c'è, e anche, secondo me, da un discorso di nuove risorse di materie prime, no? Cioè, la scarsità qualche volta insegna. Quello che hai, c'è bisogno, meglio. Qui c'è un mondo da fare, ma non siamo... Cioè, gli altri devono fare di più di quello che dobbiamo fare, no? Detto questo, ricollegandomi a un esempio, diciamo, finanza e partnership. Una cosa che a livello di innovazione facciamo, uno strumento che usiamo parecchio, è quello dei progetti europei, no? Progetti in particolare adesso Horizon 2020. In questo momento nel gruppo abbiamo 10 Horizon 2020 attivi. Perché sono importanti? Perché proprio, diciamo, in termini, diciamo, a primo acchito dice, beh, certo, prendere i contributi, i soldi vanno sempre conto. In realtà quello è un contributo, ma è molto più importante quello che ci dà in termini, diciamo, di commitment sul progetto e di capacità di costruire partnership su delle questioni specifiche. Faccio degli esempi. Cioè, se tu sei dentro il progetto europeo hai dei timeline molto precise, devi libero da consegnare, e quindi, diciamo, al netto di andare in Europa a restituire i soldi e avviare una causa legale, le cose devi fare. E questo è fondamentale, perché sapete che quando si mettono sempre di 30 partner non è banale riuscire, no, ad andare avanti. Ma poi permette di conoscere e lavorare assieme soggetti, diciamo, che non avresti mai incontrato. Faccio un esempio, diciamo, di cui sono abbastanza più orgoglioso come ufficio innovazione, nel senso che abbiamo avuto sempre un'idea su un tema, diciamo, innovativo, diciamo, di abbinare una pompa di calore a un ciclo cogenerativo, diciamo, tradizionale, non con la finalità di produrre calore aggiuntivo, ma per fare un bilanciamento dei carichi degli impianti, cioè, praticamente in un'ottica di supporto alle rinnovabili che hanno bisogno di un bilanciamento di carico. Da un'idea abbiamo dato un contratto di ricerca, in questo caso all'Università di Genova, cioè sui nostri territori, spendendo 50.000 euro più o meno. Abbiamo lavorato con loro nel cosviluppo, a distanza di 6 mesi abbiamo presentato una proposta di finanziamento europeo con un partenariato che partiva anche da soggetti italiani, ma negli Horizon dovevano essere
diciamo, minimo di 3 stati europei. Abbiamo messo assieme soggetti come Ansaldo, come Rina in Italia, come Siemens in Germania e così via, e abbiamo portato sul progetto quasi 6 milioni di euro. Allora, questi 6 milioni di euro arrivano tutti da ieri, una piccola parte, comunque 2 milioni arrivano in Italia, e nel corso del progetto sono solo un anno e mezzo di lavoro, è già nata una startup della nostra di Genova, che in una componente tecnologica di cui questo viene sviluppato ha visto un'opportunità di business e ha detto: bene, faccio nascere uno spin-off universitario per vendere quella componente di impianto. Adesso vediamo come arriviamo in fondo, però il tema della partnership è fondamentale, cioè da soli dire che non sarebbe stata assolutamente in grado di portare avanti le cose, come non sarebbero stati in grado di sviluppare. Siamo messi assieme e adesso nascerà probabilmente un sistema nuovo da molto di nicchia, non so spiegarmi, da abbinare, no, a un impianto esistente. Grazie. Federica, a te il compito di darci una, come dire, qualche buona notizia. Il gruppo di lavoro ASDIS su cosa si muoverà, cosa ci possiamo aspettare? Allora, in questo momento siamo neocostituiti e quindi... E questo è nuovo, altrimenti non sarebbe nuovo. Esattamente, quindi stiamo definendo il perimetro di ciò che significa, ciò che intendiamo per investimento sostenibile. Non un outcome, non voglio la descrizione del processo. Beh, stiamo lavorando. Allora, sicuramente all'interno del gruppo stiamo lavorando per innanzitutto fornire delle proposte che poi verranno formulate anche alle istituzioni nel rapporto ASDIS che verrà elaborato per la fine dell'anno. Stiamo sviluppando un progetto di un corso di learning sulla finanza sostenibile per operatori, quindi dipendenti di PMI e di banche, e i filoni, diciamo così, su cui siamo attivi sono sia la finanza sostenibile per il retail, perché in questo momento abbiamo parlato sempre di investitori istituzionali, ma è importante anche la parte retail anche per quanto riguarda l'educazione finanziaria, e d'altra parte la finanza sostenibile per lo sviluppo del territorio. Chiudo soltanto con due riflessioni a commento degli interventi che mi hanno preceduta. Anzitutto sull'eterogeneità dei soggetti che collaborano per investimenti a impatto e in generale investimenti sostenibili. Noi il forum lo sta vivendo sulla propria pelle. Negli ultimi due o tre anni, dal 2015-2016, siamo passati da una quarantina di soci a oggi che abbiamo 97 soci, con una base associativa multi stakeholder che comprende banche, assicurazioni, fondazioni, quindi soggetti finanziari così come società di consulenza, soggetti del terzo settore, ONG, sindacati, associazioni di categoria di rappresentanza, tutti interessati a diverso modo all'investimento sostenibile, quindi all'impatto ambientale e sociale degli investimenti. Quindi questo lo diciamo non per vantaggi della nostra base associativa, ma proprio perché c'è una crescita di interesse e soprattutto di impegno concreto da parte di tanti soggetti eterogenei per questo tipo di operazioni. Il secondo punto sulla misurazione, più in generale anche sul concetto di standardizzazione, è importante citare il processo in corso a livello europeo. La Commissione europea ha lanciato nel 2018 un action plan con un ricco programma di riforme dei mercati finanziari per incrementare gli investimenti verso obiettivi di sviluppo sostenibile, soprattutto per quanto riguarda clima e ambiente. Il primo e principale sforzo riguarda la tassonomia, quindi l'elaborazione di una regolamentazione che proponga, diciamo, una classificazione delle attività economiche che ci consenta di definire agli operatori di mercato ciò che è sostenibile e ciò che non, anche in termini di investimenti, cioè investire in quell'attività piuttosto che non. Naturalmente è un processo in corso molto complesso, perché naturalmente dare delle definizioni è difficile. Per quanto riguarda l'impatto investing in particolare, c'è stato un TEG, un Technical Expert Group, che ha elaborato un report con delle proposte per una European Green Bond Standard, quindi uno standard, una certificazione di qualità e standard a livello europeo per i green bond. E vedremo i criteri, siamo molto severi, anche se nell'ASDIS